Edmondo Azzurri, il pensionato 84enne di Tanca Marchese, è scomparso la mattina del 28 dicembre dalla casa di riposo alle mie spalle. Da quel giorno l'unità dei soccorsi è impegnatissima nelle zone limitrofe, Gnoscodina, per la ricerca di quest'uomo. Come vedete alle mie spalle, vigili del fuoco, corpo forestale, perfino il nucleo dei soccorsi alpini e speleologici. Sta effettuando le ricerche. Sono coordinate dal corpo dei vigili del fuoco che stanno usando mezzi straordinari, GPS, per controllare e setacciare zona per zona le campagne del paese con l'ausilio dei volontari del luogo. Sì, ok, 7 in 4. Oh, perfetto. Che è 7 in 3 più Giovanni. Ci vediamo. 7 in 3 più Giovanni. Va bene. Ci vediamo, ciao. All'esterno della casa di riposo il cosiddetto PCA, posto di comando avanzato dei vigili del fuoco, all'interno c'è l'unità che coordina le ricerche. Le ricerche sono coordinate appunto dall'UCL che manda le squadre dotate di GPS che segna le zone che sono già state setacciate in modo tale che poi le unità successive non ripassino negli stessi luoghi. Anche diverse squadre dei cacciatori di Sardegna, di Abbasanta, coordinati dal comandante Alfonso Musumeci, sono impegnati nelle ricerche di Edmondo Azzurri. Purtroppo inutilmente, ed è così che si conclude l'ottava giornata di ricerche dell'unità di crisi a Gnoscodina.